Salve a tutti, buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovissimo contenuto multimediale. Oggi siamo con il buon Emanocast08. Sì, sono Emanocast. E che si sente un po' male l'audio perché la mia connessione è pari a un maiale seduto su una sedia, ve lo ricordate? Comunque, oggi siamo nel suo mondo che ci ha messo per costruire... Moltissimi mesi. Veramente un tempo che io non mi sarei mai aspettato. Quando me l'ha detto ho fatto tipo... Allora Emanocast, direi di iniziare il tour, quindi mostraci il tuo mondo. Allora, iniziamo attraversando il primo ponte di questa che in realtà ovviamente è una città. Se infatti ti giri puoi vedere grattacieli e delle case, le prime mai realizzate di questa città. Iniziamo quindi attraversando questo ponte e da lì vediamo un'enorme villa scavata all'interno di una montagna, formata da dei enormi quadrati di quarzo liscio, il materiale fondamentale della casa ed è ovviamente poi di tutta anche la città. Infatti ho soprannominato la montagna dove giace questa casa Montagna Quarzum, che vorrebbe dire quarzo. E come possiamo leggere da questa scritta, una scritta diciamo hollywoodiana, ho aggiunto una finale, un suffisso N. Letteralmente N sarebbe il nome del fiume che, come abbiamo visto prima, attraversa la città. In realtà la divide da questa che è un'isola, perché poi se dopo andremo più avanti vedremo che questa in realtà è una grande, grande isola, e quella è la terraferma della nostra città. Qui nasce tutto quanto, con questa enorme casa. Io mi ricordo era un periodo in cui non avevo giocato tanto a Minecraft e per questo decisi di creare un mondo totalmente da zero e volevo riempire l'intera montagna di questa casa, di questi blocchi che sarebbero dovuti essere totalmente interconnessi l'uno con l'altro. Poi questo non è successo perché ho deciso di realizzare anche altre case. All'interno possiamo vedere, se andiamo in modalità spettatore, ci sono anche due cani che sono i primi due cani della città, perché una cosa fondamentale sono i cani. Essendo io amante dei cani, ne ho sparsi tantissimi intorno in tutto quanto il mondo. E hai fatto molto bene. Tanti, con tanti nomi molto particolari. Questa qui è una mia statua della mia skin realizzata con blocchi naturali, come se fosse una come se fosse nata e stata scolpita direttamente nella montagna. Sopra il mondo possiamo notare un'enorme bandiera, pensiamo che arriva a oltre 180 blocchi di altezza, e rappresenta il paese ovviamente in cui sono nato. Sono italiano, quindi per me l'Italia è importantissima ed è per me il paese più bello del mondo, e quindi ovviamente ha bisogno di una dedica. Finita questa parte possiamo notare anche un'enorme statua. Questa statua ovviamente è prepotentemente ispirata dalla Statua della Libertà. Statua totalmente in realtà vuota, come la vera Statua della Libertà. Quindi se vuoi, Luca, possiamo anche entrare. Ok. Ok, se atterriamo sulla costa, infatti, vedremo che ci sono delle porte nel piedistallo. Entriamo. Qui abbiamo varie porte, ma a noi non ci interessano. Tutte queste porte, ne facciamo una per esempio, portano a dei balconcini. I balconcini sulla statua. E ci danno una vista del mondo, come possiamo vedere lì c'è il mondo pieno di grattacieli. E dall'altra parte abbiamo la bellissima casa di quarzo. Se ritorniamo indietro poi potremmo vedere anche che, scendendo e ritornando al centro del piedistallo, c'è una scaletta. Questa scaletta ci porta, forse conviene che andiamo in modalità spettatore perché è molto alta, quindi ci metteremo un bel po' di tempo. Percorre come se fosse una spina dorsale della statua tutto quanto il monumento, fino a salire in cima ed arrivare fino alla sua testa. Eccoci qui, siamo nella sua testa.
Da qui possiamo ammirare dei grattacieli e pensiamo che normalmente possiamo arrivare semplicemente scendendo dei scagni a 174 blocchi di altezza, ma la statua arriva a circa 250 blocchi. Ora possiamo andare e uscire al di fuori della casa. Vieni. Ritorniamo sul ponte, quello che ho semplicemente chiamato ponte triangolare moderno, per la sua caratteristica forma triangolare. È ovviamente moderno perché è un ponte moderno. Perfetto, siamo di nuovo qui. Qui abbiamo una casa molto particolare, che è la casa... che è la casa da barca. È una casa galleggiante. Da qui, ovviamente, è totalmente arredata. Già ve lo dico, alcune di queste costruzioni, le prime soprattutto, sono derivanti da dei tutorial che ho un po' riadattato. La maggior parte però, quasi tutte, sono totalmente di del mio sacco. Qui pensiamo, abbiamo anche una mappa, una vecchissima mappa del mondo dove ancora non si vedono le strade. E questo qui che possiamo vedere è tutto una parte del fiume, il fiume che attraversa principalmente la mia città. Proseguiamo e torniamo indietro. Qui possiamo vedere appesa al ponte la bandiera che anche tu hai in mano Luca, che è la bandiera della mia città. E da qui sotto, se vediamo, c'è un qualcosa di antropico, non è naturale, ovviamente è una galleria sotterranea. Una galleria sottomarina. Se andiamo infatti spettatore, seguimi Luca, possiamo entrare in questa galleria. Prego, vieni, puoi entrare anche dentro. Una galleria, ho voluto di fare un effetto di nebbia e di continuità, e qui passa il treno. Madonna un santa, treno aspetta, che... aspetta, questo qua ci investe, madonna santa. I colpi mi fa via, ok. E di qui possiamo vedere la ferrovia sottomarina, semplicemente di estetica, però che sinceramente a me piace tanto, è stata una delle prime costruzioni. E questo è tutto il treno, molto lungo, un treno potremmo dire della metropolitana, e vediamo di percorrerlo perché è molto lungo e poi porta semplicemente ad un'altra parte della galleria. E diventa sotterranea e non sottomarina. Perfetto Luca, seguimi. Luca, dove sei? Ok, eccomi. Perfetto. Vieni qui. Ok, ritorniamo allora sull'inizio del ponte. Per oggetti, case esterne, monumenti esterni, abbiamo finito per questa zona. Ora iniziamo l'effettiva città. Qui abbiamo la prima delle strade, prima via, o anche definita primum via in latino. E da qui si allungano due piste ciclabili, perché è importante utilizzare le biciclette, cosa sempre importantissima. Le andremo a vedere dopo, però iniziamo ora con la nostra strada. Qui abbiamo dei piccoli viali verdi, li ho chiamati così, i viali verdi, dei cubi di quarzo, cubi o comunque parallelepipedi, forme a quattro lati e più, con dei piccoli alberetti custom. Qua abbiamo dei semafori ed entrata della prima costruzione che ci troviamo davanti, che si chiama l'Ottavo. L'Ottavo è questo primo palazzo, per un tempo è stato l'edificio più alto del nostro mondo. Qui abbiamo una bella fontana e possiamo salire. Evitiamo di salire tutti quanti i piani, perché sono tutti quanti quasi uguali. Basti che entriamo in una stanza e vediamo più o meno il suo arredamento. Ottavo comunque è il nome che io ho dato per il motivo tanto originale dei suoi piani, perché i suoi piani sono otto piani, e per questo ho voluto soprannominare con questo nomignolo. Perfetto Duca, ora esci dal palazzo, seguimi. Dove sei? Non ti trovo. Ok, perfetto. Seguimi, seguendo sempre questa strada. Luca, ci sei? Seguendo sempre questa strada, andiamo al,
a un altro grattacielo, grattacielo che non è un piccolo, una piccola palazzina che ha due arredamenti interni. Basta che vediamo anche qui soltanto il primo piano, perché sono tutte e due, tutti quanti i piani sono totalmente medesimi, hanno il medesimo arredamento. Ecco qui, qui abbiamo infatti la prima stanza, non so Luca se stai vedendo. Eccoci qui, questa è la prima stanza, lo puoi vedere. E se andiamo di qui, perfetto, nella stanza che ho chiamato 101, un altro tipo di arredamento e un'altra tipologia di stanza, come ho detto normale. Posso fare una domanda? Sempre a vista. Sì, sì. Ma c'è una stanza chiamata 104? No, no, ancora no. Ancora no, potrebbe esserci, chi lo sa. Perfetto, ora scendiamo, ritorniamo giù. Un ascensore! Pensavo che fosse una fontana, un ascensore bello! No, è proprio un ascensore. Allora, se proseguiamo poi sempre questa strada, qui abbiamo sempre i nostri viali moderni, qui abbiamo, ritornando indietro, la prima di tutte le case che sono sorte in questa zona. Se entriamo, prego Luca, questa è quella che ho chiamato per motivo in realtà sconosciuto a me, semplicemente per divertimento, l'ho chiamata Casa dell'Onore. Qui ha vari arredamenti, ha varie stanze, un bel bagno, una bella camera da letto, una bella stanza per mangiare, una cucina e anche due belle bandiere della nostra città. Una città che se... una bandiera che ovviamente si vede che ricalca prudentemente la bandiera italiana. Prego. Perfetto. Seguimi. Qui abbiamo la seconda delle case, la casa militare. Il motivo per cui si chiama così in realtà è molto strano. Stavo in quel periodo, ero molto appassionato degli Stati Uniti e pensavo alla loro marina e alla loro aeronautica. Ed era proprio il momento in cui stavo costruendo questa casa, quando avevo appena finito di vedere un video sulla milizia americana, sulla tecnologia, essendo io appassionato della tecnologia e volendo diventare un ingegnere. Questa casa l'ho chiamata proprio militare perché mi misi a parlare in inglese sulla storia della milizia americana, statunitense. E per questo mi è venuto il nome, il piccolo nomignolo di casa militare. Prego Luca, vieni. Noi seguendo sempre di qui abbiamo un'altra casa. Questa è quella che ho chiamato Casa Zattera per quel motivo, perché effettivamente quando si scende da questa casa è molto comodo utilizzare una barca che ho voluto soprannominare come Zattera a causa di questa chiamiamola fontana scala, e da qui entriamo al suo interno, un semplice interno anche abbastanza trascurabile. Ok Luca, proseguendo di qui vieni, questa è la ciclabile, proprio questa qui è la ciclabile, la seconda ciclabile di cui ti parlavo prima e a cui vi parlavo ovviamente ragazzi. E se continuiamo verso di qui abbiamo un collegamento di nuovo verso la prima ciclabile. Torniamo indietro, ovviamente mi sono scordato di lui, il nostro caro amico Cannavacciuolo, ovvero sì, si chiama Cannavacciuolo questo cane. Ma che bello sto Cannavacciuolo, vediamo se è scritto bene. Sì, è scritto benissimo. Infatti molti, ma veramente molti, sbagliano il suo nome. Questa qui è una prova veramente, se posso dire, importante. Perché comunque Cannavacciuolo è uno dei volti dell'Italia. Se sbagli il suo nome puoi considerarti morto. È la sua ammazzata. Perfetto, se continuiamo verso di qui inoltre notiamo questa casa molto particolare. Andiamo in volo per notare la sua particolarità. È formata da un ascensore di acqua come l'altro palazzo di prima, ed è formata tutti da piccoli cubi che costituiscono in realtà una sola casa e non tanto degli appartamenti
ogni c'è un piccolo cubetto che rappresenta ogni piccola stanza, ci sono cucine, eccetera, stanze da letto, da gioco, anche dei ripostigli e anche dei bei giardini, dei piccoli giardinetti qui sotto nei balconcini. Ovviamente ho messo tanti pannelli solari, essendo io anche su queste case molto favorevole alle energie rinnovabili, e spero che lo siamo tutti quanti, che tutte le persone che anche ci stanno guardando, Luca, lo siano favorevoli, perché questo è il nostro futuro. Allora, Luca, se continuiamo verso di qui, perfetto, e torniamo su questa strada, perfetto. E, se non so se l'hai notato, ma lì in alto abbiamo anche un aereo che sta volando, un piccolo aereo, un piccolo jet privato. Effettivamente ancora non ho creato un aeroporto, però è un progetto che ho ancora, perché la casa è un mondo in infinita espansione. Questo è l'aereo, è un piccolo jet privato, niente di che. Posso dire che hai prodotto veramente veramente bene. Grazie. Perfetto, ora riscendiamo giù. Com'è? Di caduta libera. Perfetto ragazzi, questa prima parte vi è piaciuta? Iscrivetevi, mettete like. Vi saluto, io chi saluta? Emanucas vi saluta. E noi ci vediamo nella seconda parte. Ciao!